Vincenzo Barbato, coordinatore nazionale del movimento Zeitgeist, ha presentato il progetto Cultura idroponica low cost, ovvero tecnica di coltivazione fuori suolo. L'evento è primo in Campania, innovativo per l'attuale sistema di coltivazione. L'obiettivo è l'attuazione di un progetto alternativo per Napoli Est e per il Casertano, che punta a riportare la luce ai tesori nascosti e abbandonati. Un progetto questo che punta a favorire la coltivazione idroponica. Quale alla categoria di sistemi di coltivazione idroponica appartengono tutte le tecniche di coltivazione artificiale condotte con i mezzi diversi dal terreno, come la sola acqua. I sistemi idroponici possono essere classificati secondo la presenza e il tipo di substrato, il tipo di irrigazione e alla soluzione nutritiva, ricircoli o meno. Soluzione alternativa ad un problema fin troppo attuale, quale l'inquinamento. Allora, questo qui è un impianto in realtà acquaponico, dove sia abbiamo dei pesci, come potete vedere, una carpa, la quale la liberiamo. Okay. E praticamente cosa succede? C'è un motorino, come questo, che è collegato con un timer, praticamente, che dopo vi faremo vedere, ogni quarto d'ora prende l'acqua e praticamente la rilascia in questa canala costruita in maniera artigianale utilizzando una semplice cordaia in plastica.